Ha aperto oggi il Parco Commerciale Canova lungo la Noalese, realizzato dal gruppo Alì, grazie a un importante intervento di riqualificazione urbana che ha restituito alla cittadinanza l'area commerciale dell'ex Marazzato, dismessa da oltre un decennio. L'intervento qualifica l'ingresso a Treviso anche per chi proviene dall'aeroporto Canova in un gioco di contrapposizione di volumi dei fabbricati che spicca sul parcheggio alberato, grandi cubi di vetro identificano ogni esercizio commerciale come mega schermi visibili dalla strada e disegnano lo stile architettonico pulito che ha ispirato anche il logo del parco. Con i servizi presenti e i 220 nuovi posti di lavoro, l'intervento mantiene la vocazione commerciale dell'area, rigenerandola grazie a scelte che mettono qualità e sostenibilità al primo posto. Dove prima c'era un'area cementificata di 50.000 metri quadri, ora ci sono 6 esercizi commerciali che occupano meno del 30% dell'area. Sono presenti 900 posti auto drenanti, colonnine per la ricarica di auto elettriche e un bosco urbano di 270 nuovi alberi. Un intervento che pone particolare attenzione alla biodiversità attraverso la diversificazione delle specie arboree piantumate e all'inserimento di essenze mellifere che contribuiscono alla salvaguardia dell'ecosistema. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, oltre ai fratelli Canella, anche il sindaco di Treviso Mario Conte, il presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon, Gentilini, ex sindaco di Treviso, e il vicario del vescovo Don Giovanni Giuffrido, che ha impartito la benedizione all'interno del parco commerciale. Ascoltiamo le parole del vicepresidente Alì, Gianni Canella. Oggi abbiamo finalmente aperto il parco Canova, e che su un'area che era un'area abbandonata da più di 10 anni abbiamo rigenerato quest'area, l'abbiamo resa più sostenibile, abbiamo creato 900 posti auto totalmente drenanti, che prima era qui c'era una desolazione di 55.000 metri di asfalto, solo asfalto, non c'era neanche un albero. Oggi ci sono 270 alberi adulti e in più abbiamo con le nostre tavelle, le coperture dei negozi sono delle tavelle fotoattive. Queste tavelle fotoattive puliscono l'area come se fossero degli alberi. Quindi con le tavelle, tutte le tavelle che abbiamo messo, ci sono altri 240 agenti, alberi che puliscono l'area. Quindi in un'area dove non c'era neanche un albero, oggi ci sono, è come se ci fossero 510 alberi che puliscono comunque l'aria, quindi è tanta cosa. A livello ambientale abbiamo fatto veramente un bel lavoro. Noi siamo un'azienda familiare, perché noi siamo un'azienda familiare e i nostri punti vendita sono tutti punti vendita diretti, quindi li seguiamo proprio tutti i giorni e sono solo in Veneto e un pochettino in Emilia. Quindi questo è il nostro 117esimo e a Treviso noi siamo presenti da più di 20 anni, quindi per noi è casa nostra, insomma, quindi siamo molto felici. Allora, nonostante la pandemia, nonostante la difficoltà, Alì continua, vuole crescere, non vogliamo aprire dappertutto, non è il nostro interesse, il nostro più grande valore è la qualità, quindi quello che vogliamo fare sia nelle strutture, sia dove andiamo a aprire veramente, se ci riusciamo, in posti dove possiamo rigenerare e riqualificare le aree, ovviamente, ma vogliamo crescere proprio per dare un servizio ai clientela, alle clientele, ai cittadini e in maniera veramente qualitativa. Cioè, noi non vogliamo aprire dappertutto, non vogliamo aprire pochi punti vendita, ma nei posti giusti che possono dare un contributo alla città, alle città, e soprattutto possa dare un lavoro a delle persone, un lavoro qualitativo, no? Un lavoro dove si possa lavorare bene. E quindi ci vogliono anche le strutture belle, nel senso che abbiano gli spazi dedicati. E come ogni festa che si rispetti, c'era anche il taglio della torta, dove il presidente Francesco Canella ha voluto dare il suo personale saluto. Dobbiamo ringraziare nuovamente sia quelli del passato e quelli del futuro, perché questo punto vendita rimarrà un punto vendita importante per la provincia di Treviso. E io ringrazio tutti di questo, va bene?